Il giovane Federico Arnaboldi si è aggiudicato il derby italiano con Alexander Weiss, vincendo in una finale molto tirata con il punteggio di 4-6, 7-5-6-1, gli internazionali maschili da 15.000 dollari ITF Regione Abruzzo Aterno Gas and Power Cup dell'Aquila, che si sono conclusi sui campi del Circolo Tennis Peppe Verna. Alla seconda delle quattro tappe internazionali del Tennis Tour 2021 Elova Abruzzo, manifestazione itinerante della durata di 4 mesi che si concluderà il 22 agosto prossimo, dopo 9 eventi e l'arrivo in Abruzzo di circa 2.300 atleti provenienti da tutto il mondo, ha assistito il pubblico delle grandi occasioni, grazie ad un'organizzazione perfetta che ha portato all'Aquila moltissime persone e un tennis di altissimo livello. Sono state 2 settimane fantastiche, dal femminile al maschile. Il circolo ha risposto benissimo e non c'è da dire che augurarci di ritrovarci qui l'anno prossimo per questi altri eventi internazionali di tennis e non solo. Sicuramente questo tipo di eventi vanno sostenuti, ognuno per il contributo appunto che può dare. Sappiamo che il momento non è dei più propizi in questo senso, però la nostra filosofia è proprio quella, dare un contributo sul territorio che rimanga qui sulla nostra gente, sulle nostre attività commerciali, un modo per sostenere cosiddetta economia circolare, no? Quindi cerchiamo di reinvestire le risorse affinché restino sul territorio. Lo facciamo con l'obiettivo anche di poter riuscire a far divertire la nostra gente, e quindi prendiamo sicuramente la palla veramente al balzo.